Prenderà il via domani a Teramo One Health Award 2024, l'evento organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise che porterà in città decisori politici, scienziati, rappresentanti di organismi internazionali, divulgatori scientifici e giornalisti uniti per confrontarsi sulla salute unica e globale. Il tema scelto per questa terza edizione è Frontiera Africa. Noi lavoriamo in Africa ormai dal 1985 ininterrottamente. Abbiamo dei rapporti con alcuni paesi africani da più di 30 anni, alcuni più a spot. Per noi è un posto importantissimo, un continente importantissimo perché rappresenta un laboratorio delle malattie infettive. Siamo stati pronti a aggredire, a diagnosticare e a combattere malattie infettive provenienti da quel territorio perché siamo andati a studiarle lì dove è. Erano. Dal punto di vista geopolitico, tutti sanno dell'importanza dell'Africa, dell'importanza in termini di presenza di materie prime, presenza di terre coltivabili, l'importanza che ha dal punto di vista delle migrazioni. È un continente dove l'età media è di circa 20 anni e nel 2050 supereranno i 2 miliardi e saranno un quinto della popolazione mondiale. Sulla scelta di mettere l'Africa al centro dell'evento, il direttore D'Alterio ha ribadito quanto sia necessario e di estrema attualità interrogarsi su un continente sconfinato dove il rapporto tra uomo e animale e ambiente è strettissimo e rappresenta un possibile focolaio di emergenze sanitarie, oltre che un luogo privilegiato per lo studio delle zoonosi. Dunque, grazie all'evento, scienza, fede, istituzioni locali e nazionali saranno insieme per la salute unica. Sarà presente sicuramente il ministro Bernini, probabilmente anche il ministro Tajani, forse in collegamento, se non riuscirà ad essere presente, ma oltre alla componente politica ci saranno anche una componente importante dal punto di vista dell'informazione con giornalisti famosi come la Cardinaletti, come Musumeci e scienziati del calibro di Sylvain Brice, di John Kenge Song, di Stefano Bertuzzi, Feldman e altri ancora.